Buongiorno a tutti, oggi facciamo la prova del laser, il laser sulle carie dentali, quindi spesso non viene utilizzata neanche l'anestesia. Il laser è molto efficace perché è selettivo sulla dentina ramollita. Adesso vi farò vedere in un dente estratto che sarà praticamente selettivo solo sulla dentina ramollita e quindi andiamo a decontaminare tutta la parte per poi fare l'otturazione. Venite con me. Come potete vedere, questo è un dente estratto e qui c'è la dentina ramollita. Vedete che la dentina come viene via anche solo con lo spicillo. Quindi adesso andiamo a vedere il laser che è selettivo per la dentina ramollita. Andiamo su tutta la parte cariata del dente. Possiamo addirittura anche appoggiarci. E vedete già come la dentina, sentite, questo si chiama il cri dentinaire, sentite com'è già rigida? L'ha già tolta completamente. Eccezionale. Quindi io senza rischiare di andare in polpa vado a selettivamente a pulire tutta la dentina cariata. Questo addirittura spesso senza anestesia. Vedete? Qui abbiamo ancora la dentina quindi coperta. Abbiamo una rigidità della dentina. Molto bene. Qui se siamo tanto vicini alla polpa possiamo fare un incappucciamento diretto. Il laser ha anche il programma per fare l'incappucciamento diretto. Poi metteremo il composito e faremo l'otturazione. Questo, a mio avviso, è un'ottima opportunità per i dentisti e per i pazienti per far sì di avere una selettività dell'asportazione della dentina ramollita. Oltretutto, il laser decontamina la parte. Quindi abbiamo una parte praticamente decontaminata, possiamo fare l'incappucciamento diretto quando siamo in profondità e poi un'otturazione bellissima sopra. Bene. Questo quanto vi dovevo sul laser e sulle otturazioni, ci vediamo per il prossimo puntata.